assoluta, come invece avviene nella meccanica classica. Più voglio migliorare la misura di posizione e più sono incerto sulla misura della velocità, e viceversa. Allora, grazie a queste leggi, io adesso ve le racconto verbalmente, ma ovviamente sono formulazioni matematiche, cosa succede? Che dal principio di esclusione, visto che gli elettroni hanno questo vincolo di occupare gli orbitali con al massimo due elettroni con spin opposto e basta, portano a dire che sostanzialmente la compressione degli elettroni attorno agli atomi è vincolata da questa regola. Più di tanto non posso schiacciarli, non posso mettergli degli elettroni in più, quindi gli orbitali li posso comprimere ma fino a un certo punto e basta. Il principio di determinazione di Heisenberg che cosa vi dice? Che mentre li comprimo in volumi piccolissimi attorno ai nuclei, ho comunque il fatto che se voglio sapere com'è la posizione, la velocità varia in modo così esagerato che non so mai da che parte si trova questo oggetto, continua a muoversi, a saltellare, e quindi mescolando questi due concetti scopro che effettivamente allora arrivo a una soluzione di equilibrio che mi permette di fare in modo che la stella viva un tot tempo. Nel tempo sappiamo che il combustibile delle stelle è tipicamente l'idrogeno, che dapprima diventa elio e poi diventano elementi sempre più pesanti fino al ferro e basta. Quando arriva a quei livelli lì succede questo fenomeno, fa l'esplosione di supernova e quello che rimane è quello che è rimasto compresso. Quello che è rimasto compresso è quello che è descritto qui dentro e otteniamo in questo caso una nana bianca. Quindi le nane bianche erano conosciute sin dagli inizi del 1900 e questi tipi di concetti erano già abbastanza conosciuti appena si è scoperta la meccanica quantistica. Ma nel 31 un ragazzino indiano, Chandrasekhar, ha detto: è vero che quelle cose qui funzionano, però forse ci siamo dimenticati di un ingrediente. Quando voglio guardare la posizione dell'elettrone che gira attorno all'atomo, abbiamo detto che la sua velocità sballonzola. Ma nei calcoli precedenti lo sballonzamento era con una velocità che poteva essere qualunque, quindi molto più grande anche della velocità della luce. Lui ha detto no, non può andare più forte della luce. Quindi poniamo il vincolo anche che la massima velocità che può avere è quella della luce. Ponendo questo vincolo ha calcolato che sostanzialmente fino a masse solari di 1,4 quella del Sole, la compressione porta alla morte della stella a una nana bianca. Se la massa è superiore, la compressione aumenta. Quindi può succedere qualcosa d'altro. Arriviamo nel 35 e due altri, tutte le persone che menzioniamo qui sono quasi tutti Nobel. Zwicky e Landau, un russo e un americano, hanno detto: beh, se non è un problema di limitazione della compressione dovuta agli elettroni che girano attorno agli atomi, sarà qualcosa che riguarderà direttamente il nucleo degli atomi, qualcosa che c'è all'interno del nucleo. E voi vi ricordate che nel nucleo, noi avevamo già parlato del nucleo, abbiamo detto che per esempio un neutrone quando è tolto da un atomo e lasciato libero vive circa 14 minuti, poi decade, diventa un protone, un elettrone e un antineutrino. Vi ricordate più o meno queste cose? Qui succede esattamente l'opposto. Comprimendo, gli elettroni incontrano i protoni, si fondono con i protoni e creano quindi neutroni e una montagna di neutrini. Ed è per quello che questa compressione porta a generare delle stelle di neutroni. Queste sono più dense delle nane bianche, sono stelle di neutroni. Chi è stato a definire quant'è la massa che serve per arrivare a definire quando si crea la stella di neutroni? Oppenheimer nel 39. Oppenheimer lo conosciamo tutti, il capo del piano Marshall, quello che era a capo della costruzione della bomba atomica negli Stati Uniti, ha fatto i conti e ha detto: ci vogliono circa 3 masse solari per arrivare a creare una stella di neutroni. Se la massa è superiore a 3 masse solari, il processo di compattamento va avanti ancora. E se va avanti ancora, l'unica cosa che può succedere è ottenere un buco nero. Quindi,
stelle con massa inferiore a 1,4, masse del Sole, diventeranno nane bianche. Stelle con massa fra 1,4 e 3 diventeranno stelle di neutroni, superiori a 3 diventeranno dei buchi neri. Quindi, detto così, uno dice, ma ce ne sono di stelle con massa superiore a 3 nell'universo? Fottio! E quindi vuol dire che ci sono una montagna di buchi neri nel nostro universo. Quindi, abbiamo capito la fisica, sommariamente, delle stelle. Il nome buco nero non era stato coniato sin dall'inizio, l'ha coniato Wheeler, Archibald Wheeler, un altro dei padri dei buchi neri, in una conferenza del 67. Immaginate che il buco nero, per quanto complesso sia, si caratterizza completamente con tre parametri. La massa, di cui parleremo estesamente ancora in questa presentazione, la carica, che noi la trascuriamo brutalmente, e lo spin, perché i buchi neri possono essere stazionari, fermi, oppure possono ruotare. Detto questo, sostanzialmente Penrose, altro premio Nobel, in qualche modo riesce a sintetizzare tutto gli studi fatti fino a quell'epoca, e nel 65 mette praticamente il timbro che dice i buchi neri esistono. Nel 74 Stephen Hawking, che lavorava con Penrose, e Stephen Hawking lo conoscete tutti, lo scienziato con la slime, e quello in carrozzina, è quello che invece è venuto fuori con la prima volta un'introduzione, non della spiegazione di come funzionano le stelle, ma di come funzionano i buchi neri, introducendo, oltre che alla fisica classica, perché fino adesso abbiamo parlato esclusivamente di fisica classica, introducendo i concetti di meccanica quantistica. E lui ha detto, ma se tengo conto anche della meccanica quantistica, e poi vedremo che cosa, qui è scritto, già non fa niente, allora vuol dire che potrà capitare che il buco nero evapora. E poi vedremo che cosa vuol dire. Se evapora c'è un discorso sull'informazione, che tratteremo tutte queste cose, anche qui sono tutte interessanti. E arriveremo anche a spiegare perché un buco nero ha una temperatura. Beh, voi dite, è piccola, piccola, però ha una temperatura. I gradi Kelvin, vi ricordate che rispetto ai centigradi, sono i gradi centigradi meno 273,15. È solo una trasposizione di scale, basta. Ok, allora, detto queste cose qui, ritorniamo ancora ai concetti che sono quelli poco intuitivi della relatività. Che sostanzialmente che cosa dicono? Allora, innanzitutto, per studiare i buchi neri, come avete già cominciato a capire, occorre conoscere un po' tutto dalla fisica, perché abbiamo parlato di fisica classica, abbiamo parlato di quantistica, li abbiamo soltanto accennati, e ne parleremo un pochettino più estesamente mentre andiamo avanti, ma sostanzialmente uno che studia i buchi neri usa tutte le conoscenze della fisica e addirittura può forse dare una possibilità di crescita ulteriore alle conoscenze fisiche che abbiamo del nostro universo. Quando parliamo dei sistemi della relatività ristretta, vi ricordate che abbiamo detto che il tempo e lo spazio sono percepiti da una persona in moto rispetto a un'altra o vicino alla massa rispetto a un'altra in modo diverso. In modo diverso, nelle formule di Einstein, sostanzialmente si viene a dire che la componente tempo al quadrato meno la componente spazio, x, consideriamo x, y, z messi insieme tra di loro, la differenza di queste due al quadrato dà un certo tipo di valore, qui abbiamo chiamato delta tau al quadrato. Se io cambio i sistemi di riferimento, questo numero e questo numero cambiano, ma questo numero qui non cambia mai. Quindi vuol dire che ho trovato un elemento di invarianza che mi permette di poter navigare in mezzo a questo mondo così complesso di cose controintuitive. Vi ricordate questo grafico in cui riportavamo tempo e spazio, e dicevamo che se il tempo lo misuro, supponiamo in anni, lo spazio è riportato in anni luce, in modo tale che questa retta, o tutte le rette a 45 gradi, indicano gli oggetti che si muovono alla velocità della luce. La velocità della luce, però, abbiamo anche detto che è la velocità massima
la più alta possibile per trasmettere l'informazione da un punto a un altro, nell'universo, da qualsiasi parte. Quindi, se io sono in questo cono, qui arrivo con un tempo del passato, quindi qui sono nel passato. Se vado in questo quadrante e sto andando verso un tempo futuro, da queste parti ho le dimensioni spazio. Se io sono in questo quadrante, in una dimensione spazio qui, e cerco di comunicare con il sottoscritto che è qui, in questa posizione, lo posso fare? No. Perché? Perché la velocità massima di trasmissione dell'informazione è quella della luce. Quindi al massimo da qui mi posso muovere su una retta di questo genere. Non incontrerò mai me stesso. Quindi quell'oggetto è temporalmente scorrelato alla mia vita, non avrò mai contatti con lui, non saprò neanche che esiste. Però se io questo sistema, per esempio, lo ruotassi un pelino, l'asse spazio lo metto qui, l'asse tempo lo metto qui, cosa comporterò? Che se io guardo questo triangolino con questo qui che è il delta tau al quadrato, e questo delta tau al quadrato lo riproietto sui due nuovi assi, questo parametro si conserva, ma la dimensione spazio che prima era così adesso sarà così e la dimensione tempo che era così adesso è così, saranno cambiate, ma mi dimostrano